L'Università degli Studi di Salerno, nella figura del rettore, presente alla festa dei 60 anni dell'Istituto Menna, un'occasione anche per gli studenti di conoscere il mondo e la realtà del campus di Fisciano e di Baronissi. Sì, è un'opportunità innanzitutto per festeggiare insieme alla dirigente scolastica, insieme ai docenti, insieme ai tanti studenti che oggi hanno affollato l'aula, il liceo, e anche per dare atto rispetto ad un lavoro importante che è stato sviluppato in questi anni. 60 anni non si arriva per caso dopo aver fatto tante cose. Peraltro oggi abbiamo avuto il piacere di stare sul palco sia col dirigente attuale sia col precedente, che ha gestito per molti anni e con grande capacità anche il passaggio di diverse fasi che c'è stato rispetto all'istituto d'arte, liceo artistico e quant'altro. Ad altro canto è un'opportunità in qualche modo per far conoscere anche l'università attraverso chi la rappresenta pro tempore, c'è il suo rettore, e venire verso il momento di festa ad un liceo importante per fare quella che è la nostra attività, cioè di orientamento rispetto a quello che sarà il momento più delicato della vita degli studenti, che sarà la scelta del percorso. Insieme a me peraltro piacevolmente c'è un rappresentante dell'Accademia Belle Arti, non c'è competizione, c'è libera scelta da parte degli studenti, anche di questo tipo di studenti, di quale tipo di percorso intraprendere. L'importante, abbiamo sottolineato, fare un percorso di qualità, farlo nei tempi previsti e farlo con entusiasmo, seguendo le proprie passioni, le proprie inclinazioni, non lasciandosi, diciamo, anche deviare da messaggi negativi rispetto alle difficoltà, ma guardando invece alle opportunità, come oggi straordinariamente, anche per la qualità e per la reputazione che oggi ha il nostro Ateneo, per i nostri giovani del territorio, la possibilità di poter frequentare e un'università che da un lato è vicina, intesa in senso stretto, al proprio territorio, è un'università anche di grande qualità.